Nel tutorial di oggi, indovina indovinello, andremo a fare questi orecchini, come vedete molto poco vistosi. Allora, questi orecchini sono degli orecchini fatti con la tecnica del macramè, con un filo abbastanza grosso. Questo dovrebbe essere da 3 mm, forse sono 2,5. Comunque è abbastanza grosso. E se avete filo più piccolo, più sottile, potete farlo lo stesso, basta aumentare il numero di fili. Questi sono 7 fili. E oppure, se avete comunque il filo più sottile, potete tenere lo stesso numero di fili, però fare il cerchio un po' più piccolo, così vi verrà tutto un po' più piccolo. Comunque nulla vi vieta di non lasciarli così lunghi, ma di tagliarli tipo a V o di accorciarli qui sotto, quindi avere meno parte di frangia sotto. Se volete vedere come si fanno, state a guardare. Prendete un filo del metallo che preferite, ovviamente è meglio se non arrugginisce, quindi non ferro, e tagliate un pezzo di 15 cm. Ovviamente il filo dovrà essere abbastanza grosso da non deformarsi facilmente. Piegate il filo e create un cerchio di circa 3,5 cm di diametro. Con la pinza a punte tonde create due gancetti di piatto al lavoro verso l'esterno. Ovviamente, se come me avete già fatto il primo, tenetevelo di fianco per prendere le misure e farlo praticamente uguale. Prendete ora un cerchietto di congiunzione e una monachella. Con l'anellino di congiunzione andate a chiudere il cerchio più grande e ad attaccare la monachella. Per agevolare le prossime procedure, attaccate il cerchio principale con due spilli al supporto. Io in questo caso ho una gomma piuma attaccata su un pezzo di ferro molto pesante, così quando lavoro non si sposta. Prendete 7 fili di 24 cm di lunghezza e piegateli a metà. Prendete il filo con l'estremità piegata e portatelo sotto al cerchio principale. Prendete due capi tagliati e fateli passare dentro all'occhiello del filo piegato. Questo è il nodo di collegamento di partenza e dovrete ripetere questa operazione per tutti e 7 i fili. Ora dividete i fili a metà, quindi 7 a destra e 7 a sinistra. Ora prendete il filo tutto a sinistra e portatelo vicino al cerchio e tenetelo fermo lì. Prendete il secondo filo, mettetelo sopra al primo, a quello che state tenendo fermo, e poi passatelo sotto nell'occhiello che si è formato. Tirate e impacchettate tutto bene bene verso sinistra. Fate la stessa identica cosa e questo lavoro va fatto due volte per ogni filo. Attenzione a come tirate, non tirate troppo ma neanche troppo poco. Se tirate troppo i nodi vengono troppo piccoli e se tirate poco i nodi diventano enormi. Passiamo al prossimo filo, ovviamente andate per ordine, non cambiate ordine ai fili e fate due volte lo stesso nodo di prima.
Bene, continuiamo così fino ad esaurire i fili di questa metà. Per la parte destra il procedimento è assolutamente identico, solo che appunto si parte da destra. Ovviamente il filo da tenere fermo dovrà essere il primo a destra. Il primo filo andrà sopra quello che stiamo tenendo fermo e dentro all'occhiello che si è formato, così per due volte. E si continua con due nodi per ogni filo, per tutti quelli che rimangono. Se il lavoro si sposta mentre lavorate, prendete e puntatelo con degli spilli. Ora andremo a creare la stessa identica riga con lo stesso procedimento sia a sinistra che a destra. Arrivati a questo punto, teniamo solo 4 fili in centro. Tenete fermi e sotto a tutto i due fili in centro. Posate sopra il filo di destra verso sinistra. Soprattutto portate il filo di sinistra. Ora il filo di sinistra andrà sotto a tutto verso destra dentro all'occhiello che abbiamo a destra. Chiudetelo bene e qui tirate abbastanza perché è l'unico nodo che congiungerà la parte destra con la sinistra. Siccome è un nodo piatto e questi nodi vanno sempre in coppia, bisogna farne un altro però dalla parte contraria. La procedura è identica, solo che è dalla parte contraria, appunto. I nodi sono finiti, ci manca solo da dividere e sfilacciare i filetti, pettinarli un po' per avere le nostre frange, per poi tagliare le frange come più ci piace. Ovviamente potete lasciarle dritte come ho fatto io, tagliarle più corte oppure tagliarle a V seguendo il motivo principale. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se volete iscrivetevi al mio canale, mi raccomando cliccate la campanella, quella che vedete sotto sull'iscrizione, e mettete su tutte se volete ricevere tutte le notifiche dei miei video e non perdervene neanche uno. Se avete domande scrivetemi qui sotto e se siete curiosi di sapere dove compro i materiali ditemelo, così magari ne parlo nel prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo tutorial.